Buongiorno nell'amore del Signore, io sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia Insieme. Noi durante questa giornata del mercoledì 17 di febbraio del 2020, noi leggeremo ancora la parola del Signore naturalmente e leggeremo qua in questa giornata Esodo capitolo 14 e capitolo 15. Ecco la parola del Signore, Esodo capitolo 14. Il Signore parlò a Mosè così. Di ai figli di Israele che tornino indietro e si accampino davanti a Pi Hachirot, fra Migdol e il mare, di fronte a Baal Sefon. Accampatevi davanti a quel luogo presso il mare. Il faraone dirà dei figli di Israele, si sono smarriti nel paese, il deserto li tiene rinchiusi. Io indurirò il cuore del faraone ed egli li inseguirà. Ma io sarò glorificato nel Faraone e in tutto il suo esercito, e gli egiziani sapranno che io sono il Signore. Ed essi fecero così. Quando dissero al re d'Egitto che il popolo era fuggito, il cuore del Faraone e dei suoi servitori mutò sentimento verso il popolo. E quelli dissero, che cosa abbiamo fatto rilasciando Israele? Non ci serviranno più? Allora il faraone fece attaccare il suo carro e prese il popolo con sé. Prese 600 carri scelti, tutti i carri d'Egitto, e su tutti c'erano dei capitani. Il Signore indurì il cuore del faraone, re d'Egitto, ed egli li inseguì, i figli di Israele che uscivano a testa alta. Gli egiziani dunque li inseguirono. Tutti i cavalli, i carri del faraone, i suoi cavalieri e il suo esercito li raggiunsero mentre essi erano accampati presso il mare, vicino a Pi Hachirot, di fronte a Baal Sefon. Quando il faraone si avvicinò, i figli di Israele alzarono gli occhi ed ecco, gli egiziani marciavano alle loro spalle. Allora i figli di Israele ebbero gran paura e gridarono al Signore e dissero a Mosè, «Mancavano forse trombe in Egitto per portarci a morire nel deserto? Che cosa hai fatto facendoci uscire dall'Egitto? Era appunto questo che ci dicevamo in Egitto, lasciaci stare che serviamo gli egiziani, poiché era meglio per noi servire gli egiziani che morire nel deserto». E Mosè disse al popolo, «Non abbiate paura, state fermi e vedrete la salvezza che il Signore compirà oggi per voi. Infatti gli egiziani che avete visti quest'oggi non li rivedrete mai più. Il Signore combatterà per voi e voi ve ne starete tranquilli». Alleluia. Il Signore disse a Mosè, «Perché gridi a me? Di ai figli di Israele che si mettono in marcia. Alza il tuo bastone, stendi la tua mano sul mare e dividilo, e i figli di Israele entreranno in mezzo al mare sulla terra asciutta. Quanto a me, io indurirò il cuore degli egiziani e anche essi entreranno dietro di loro». Io sarò glorificato nel faraone e in tutto il suo esercito, nei suoi carri e nei suoi cavalieri. Gli egiziani sapranno che io sono il Signore quando sarò glorificato nel faraone, nei suoi carri e nei suoi cavalieri. Allora l'angelo di Dio che precedeva il campo di Israele si prostrò, si spostò e andò a mettersi dietro a loro. Anche la colonna di nuvola si spostò dalla loro avanguardia e si fermò dietro a loro, mettendosi fra il campo dell'Egitto e il campo di Israele. La nuvola era tenebrosa per gli uni, mentre rischiarava gli altri nella notte. L'un campo non si avvicinò all'altro per tutta la notte. Allora Mosè stese la sua mano sul mare e il Signore fece ritirare il mare con un forte vento orientale durato tutta la notte e lo ridusse in terra asciutta. Le acque si dividero. E i figli di Israele entrarono in mezzo al mare sulla terra asciutta e le acque formavano come un muro alla loro destra e alla loro sinistra. Gli egiziani li inseguirono e tutti i cavalli del faraone, i suoi carri, i suoi cavalieri entrarono dietro a loro in mezzo al mare. E la mattina verso l'alba, dalla colonna di fuoco e dalla nuvola
Il Signore guardò verso il campo degli egiziani e lo mise in rotta. Tolse le ruote dei loro carri e se ne rese l'avanzata pesante, tanto che gli egiziani dissero: «Fuggiamo davanti a Israele, perché il Signore combatte per loro contro gli egiziani». Allora il Signore disse a Mosè: «Stendi la tua mano sul mare e le acque ritorneranno sugli egiziani, sui loro carri e sui loro cavalieri». Mosè stese la sua mano sul mare e il mare sul far della mattina riprese la sua forza mentre gli egiziani fuggendo gli andavano incontro. Il Signore precipitò così gli egiziani in mezzo al mare. Le acque ritornarono e ricoprirono i carri e i cavalieri e tutto l'esercito del faraone che erano entrati nel mare dietro agli israeliti. Non se ne scampò neppure uno. I figli di Israele invece camminarono sull'asciutto in mezzo al mare e le acque formavano come un muro alla loro destra e alla loro sinistra. Così in quel giorno il Signore salvò Israele dalle mani degli egiziani. Israele vide gli egiziani morti sulla riva del mare. Israele vide la grande potenza con cui il Signore aveva agito contro gli egiziani e il popolo perciò ebbe timore del Signore, credette nel Signore e nel suo servo Mosè. Esodo capitolo 15. Allora Mosè e i figli di Israele cantarono questo cantico al Signore: «Io canterò al Signore, perché è sommamente glorioso. Ha precipitato in mare cavallo e cavaliere. Il Signore è la mia forza e l'oggetto del mio cantico. Egli è stato la mia salvezza. Questo è il mio Dio. Io lo glorificherò. È il Dio del mio Padre. Io lo esalterò. Il Signore è un guerriero. Il suo nome è il Signore. Egli ha gettato in mare i carri del faraone e il suo esercito, e i suoi migliori condottieri sono stati sommersi nel Mar Rosso. Gli abissi li ricoprirono e sono andati in fondo come una pietra. La tua destra, o Signore, è ammirevole. La tua forza, la tua destra, o Signore, schiaccia i nemici. Con la tua grandezza, della tua maestà, tu rovesci i tuoi avversari, tu scateni la tua ira, essa li consuma come una stoppia. Al soffio delle tue narici le acque si sono ammucchiate, le onde si sono rizzate come un muro e flutti si sono fermati nel cuore del mare. Il nemico diceva: inseguirò, raggiungerò, dividerò le spoglie, il mio... Io mi sazierò di loro, sguainerò la spada, la mia mano li sterminerà, ma tu hai soffiato il tuo vento e il mare e li hai sommersi. Sono affondati come piombo in acque profonde. Chi è pari a te fra gli dèi, o Signore? Chi è pari a te, splendido nella tua santità, tremendo anche a chi ti loda, operatore di prodigi? Tu hai steso la tua destra e la terra li ha ingoiati. Tu hai condotto con la tua bontà il popolo che hai riscattato, li hai guidato con la tua potenza alla tua santa dimora. I popoli lo hanno udito e tremano. L'angoscia colto gli abitanti della Filistia. Già sono smarriti i capi di Edom. Il tremito prende i potenti di Moab, tutti gli abitanti di Canaan vengono meno. Spavento e terrore piomberà su di loro, per la forza del tuo braccio diventeranno muti come una pietra, finché il tuo popolo, Signore, sia passato, finché sia passato il tuo popolo che ti sei acquistato. Tu li introdurrai e li pianterai sul monte che ti appartiene, nel luogo che hai preparato, o Signore, per tua dimora, nel santuario che le tue mani, Signore, hanno stabilito. Il Signore
regnerà per sempre in eterno. Mosè e i figli di Israele cantarono questo cantico quando i cavalli del faraone e i suoi carri e i suoi cavalieri entrarono nel mare. E il Signore fece ritornare su di loro le acque del mare, ma i figli di Israele camminarono sulla terra asciutta in mezzo al mare. Allora Maria, la profetessa, sorella di Aarone, prese in mano il timpano e tutte le donne uscirono dietro di lei con i timpani e danze. E Maria rispondeva: cantate al Signore, perché sommamente glorioso ha precipitato in mare cavallo e cavaliere. Poi Mosè fece partire gli israeliti dal Mar Rosso ed essi si dirissero verso il deserto di Sur. Camminarono per 3 giorni nel deserto e non trovarono acqua. Quando giunsero a Mara, non potevano bere l'acqua di Mara perché era amara. Perciò quel luogo fu chiamato Mara. Allora il popolo mormorò contro Mosè dicendo: che berremo? Egli gridò al Signore e il Signore gli mostrò un legno. Mosè lo gettò nell'acqua e l'acqua divenne dolce. È lì che il Signore diede al popolo una legge e una prescrizione e lo mise alla prova dicendo: se tu ascolti attentamente la voce del Signore, che è il tuo Dio, e fai ciò che è giusto agli occhi suoi, porgi orecchio ai suoi comandamenti e osservi tutte le sue leggi, io non ti infliggerò nessuna delle infermità che ho inflitte agli egiziani, perché io sono il Signore, colui che ti guarisce. Poi giunsero a Elim, dove erano 12 sorgenti d'acqua e 70 palme, e si accamparono lì presso le acque. Parola del Signore. Io ti aspetto anche domani, perché noi possiamo continuare a leggere la parola del nostro Signore, e che la parola del Signore possa riempire la tua vita. Lascia il Signore guarire e trasformare la tua vita. Ascolta la voce di Dio e il Signore trasformerà il tuo cuore nel nome di Gesù.